Grazie Presidente. La votazione di questa riforma ci consente di fare alcune riflessioni, alcune valutazioni complessive, visto che siamo ormai a un anno dall'insediamento del governo Renzi e crediamo che dopo un anno siamo ancora invece all'anno zero per quanto riguarda la giustizia. I problemi di ieri sono i problemi di oggi e crediamo che le ricette annunciate e manifestate un anno fa dal Presidente del Consiglio, anche e non solo in materia di giustizia, siano state delle ricette assolutamente fallimentari che non hanno assolutamente migliorato e reso più efficiente il funzionamento del sistema giustizia. La domanda che oggi noi ci dobbiamo porre è se il sistema giustizia oggi è migliore e più efficiente rispetto al sistema giustizia di un anno fa. Ebbene, la risposta è assolutamente no. Le ricette non hanno trovato approdo e i problemi sono esattamente gli stessi. Verrebbe facile citare la legge anticorruzione ancora al palo, l'arretrato che era arretrato ieri ed è arretrato ancora oggi, l'irragionevole durata dei processi, irragionevole era la durata ieri e irragionevole è la durata ancora oggi. Il problema del sovraffollamento delle carceri è affrontato nel modo sbagliato, attraverso quei procedimenti di depenalizzazione, di svuotacarceri, gli indulti mascherati. Avete affrontato un problema reale con le soluzioni assolutamente sbagliate, scaricando sui cittadini onesti e cittadini per bene e sul senso di sicurezza le scelte sbagliate che avete adottato. Avete aumentato i costi di accesso alla giustizia. Avete chiuso e razionalizzato, rendendo più difficile l'accesso al sistema giustizia da parte dei cittadini, con la chiusura di numerosi tribunali e giudici di pace. Non avete fatto la riforma della magistratura onoraria, non avete sanato il sistema correntizio all'interno delle magistrature, non avete fatto la riforma costituzionale, non avete fatto la riforma del CSM. Sostanzialmente un fallimento che va intestato sul sistema giustizia e sulla giustizia al Presidente Renzi. E quindi nessun tema è stato risolto, quei pochi temi che sono stati affrontati sono stati dei palliativi che non hanno portato a soluzioni radicali tali da rendere il funzionamento del sistema giustizia migliore per i nostri cittadini. E tra questi temi purtroppo c'è anche il tema della responsabilità civile dei magistrati. L'ho detto prima, lo ripeto oggi, la riforma della responsabilità civile dei magistrati non deve, non vuole e non è per noi una riforma che deve penalizzare la magistratura. Noi abbiamo grande rispetto per quei magistrati in prima linea che assolvono con senso dello Stato la propria funzione, che esercitano con senso di responsabilità l'incarico prestigioso e importante che hanno. La riforma della magistratura onoraria non è una penalizzazione della magistratura, ma un senso di responsabilizzazione della magistratura, nell'interesse anche e soprattutto di quei magistrati che svolgono con impegno e dedizione il proprio ruolo e la propria funzione. Non vogliamo minimamente toccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ricordando però che come esiste e sussiste l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, esiste anche l'autonomia e l'indipendenza della politica di poter fare delle scelte nell'interesse dei cittadini. E questo è un punto per noi assolutamente chiaro. Quindi non è assolutamente in discussione il rispetto del ruolo del magistrato, anzi tutt'altro. Vogliamo semplicemente che il magistrato che sbaglia, e che sbaglia per le fattispecie che avete tipizzato giustamente, possa pagare come paga qualunque altro operatore del diritto, paga come possa pagare come paga qualunque altra soggetto, penso ad esempio al medico che ha ruoli estremamente delicati rispetto alla vita delle persone. Si è dibattuto molto responsabilità civile diretta o responsabilità civile indiretta. Io voglio ricordare, per chi non lo ricorda, che il famoso referendum, che deve essere il punto di partenza di qualunque considerazione riguardante la responsabilità civile dei magistrati, era un referendum inerente alla responsabilità civile diretta dei magistrati. La responsabilità diretta, il popolo, quel popolo che sempre più viene messo nell'angolo, quel popolo la cui rappresentatività e il
cui esercizio di sovranità viene sempre più limitato da questo Parlamento per responsabilità della maggioranza e da questo governo per responsabilità del Presidente del Consiglio, nel 1987 si è espresso in modo estremamente chiaro. 30 milioni di cittadini italiani andarono al voto, il 65% dei cittadini italiani votò e di quel 65% di cittadini italiani 20 milioni, l'80% dei cittadini chiesero una responsabilità diretta, secondo il principio tale per cui chi sbaglia paga. Ebbene, quel referendum, quella grande, importante, imponente manifestazione di sovranità da parte del popolo è stata fortemente disattesa, come è stata disattesa su altri campi e su altri settori, intervenendo con una legge. E lo voglio ricordare al collega socialista che è intervenuto prima, la legge Vassalli è stata votata anche e soprattutto dal Partito Socialista, una legge che ha disapplicato il referendum e che ha reso inapplicabile il principio della responsabilità civile. E quindi credo che il punto di partenza dovesse essere quello, la necessità di riportare in capo a una scelta del popolo una modifica normativa attuata attraverso la legge Vassalli, che oggi è rimasta fortemente inapplicata a discredito della magistratura e a danno evidente di quei cittadini che subiscono e hanno subito e continuano a subire, fortunatamente in quantità sempre minore, i danni di sentenze sbagliate e ingiuste che ricadono sulla testa di persone che si sono poi rivelate assolutamente innocenti rispetto alla fattispecie incriminata. E quindi la necessità di migliorare questa riforma, la necessità di ridare dignità al diritto e di ridare dignità a una funzione importante qual è quella della magistratura. Avevate una grande occasione. L'occasione ve l'abbiamo servita noi, ve l'ha servita la Lega, ve l'ha servita per ben due volte il collega Pini, attraverso un'interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha chiesto, preteso e voluto che il sistema giuridico italiano si allineasse rispetto alla responsabilità civile totalmente disapplicata. Io credo che la responsabilità, che la legge Vassalli andasse modificata a prescindere da quello che ci dice l'Europa. Io non prendo per oro colato quello che dice l'Europa, che ad esempio oggi dice il nostro paese garantisce troppi pochi diritti ai Rom. Altro che troppi pochi diritti ai Rom. Io credo che la necessità della consapevolezza che la riforma Vassalli andasse modificata dovesse venire da un'analisi seria del cattivo funzionamento di questa legge applicata male al nostro sistema giuridico. E quindi avevate un'occasione, avevate una grande occasione servita dalla Lega attraverso i due famosi emendamenti del collega Pini nella legge comunitaria, che nel segreto dell'urna, qua tutti si scandalizzano adesso sulla responsabilità diretta, bisogna mantenere e garantire la responsabilità indiretta. Peccato che per due volte questo Parlamento, su due emendamenti che ripristinavano la responsabilità diretta dei magistrati, nel segreto dell'urna, senza coraggio, avete votato, il Parlamento ha votato per la responsabilità diretta. Noi abbiamo messo la faccia, voi vi siete nascosti, avete partorito una legge, questa, che è un'occasione persa. Lo diciamo, lo ribadiamo ai cittadini onesti, questa è un'occasione persa. Ci sono aspetti positivi? Sì, Ministro Orlando, ci sono sicuramente aspetti positivi. La cancellazione del filtro di ammissibilità della domanda, che era uno dei vulnus principali di inaccessibilità al ricorso e al risarcimento, era evidentemente una delle storture che andava sanata. L'avete sanata, avete ampliato col meccanismo del doppio binario la possibilità del cittadino di poter avere un risarcimento, e questo è un fatto positivo che noi riconosciamo, così come riconosciamo il fatto che avete tipizzato e avete determinato in maniera chiara il concetto di colpa grave. Potevate fare di più e si poteva fare di meglio, perché se da un lato viene riconosciuto, probabilmente, poi mi auguro che non ci siano interpretazioni restrittive di questa volontà sull'inaccessibilità della domanda, avete sicuramente riconosciuto al cittadino la possibilità di poter avere il doveroso, necessario e sacrosanto risarcimento. Avete però avuto paura, vi siete ancora una volta, Presidente, vi siete ancora una volta piegati al diktat di una parte della magistratura che continua
a muoversi secondo logiche di correnti che non fanno evidentemente il bene né della magistratura, né della giustizia, né della tutela dei diritti dei cittadini, e avete avuto poco coraggio nell'azione di rivalsa, l'azione dello Stato nei confronti del magistrato. L'ha detto onestamente, con grande onestà, il ministro Orlando ha detto: abbiamo ampliato la possibilità per il cittadino, abbiamo ridotto, io dico avete annullato e cancellato il fatto che se sbaglia un magistrato a pagare non sarà più un magistrato ma sarà sempre e comunque lo Stato e quindi la collettività e quindi la comunità. Da qui, da questo doppio binario, uno giusto e l'altro sbagliato, vengono le nostre critiche. Dovrebbe concludere, onorevole. Concludo, Montagna. Presidente, vengono le nostre critiche, questa è un'occasione persa, questa è una legge più manifesto e ideologica che altro. Io credo che con questa legge voi non facciate né gli interessi dei tanti magistrati onesti per bene che lavorano nel nostro sistema giudiziario, né tantomeno di quei cittadini altrettanto onesti e altrettanto per bene che hanno subito sentenze ingiuste che non vedranno comunque riconosciuto il proprio diritto. Sì, risarcito, ma non il proprio diritto morale a vedere l'affermazione di un principio che per noi è sacrosanto, tale per cui chi sbaglia paga. È un'occasione persa, la Lega non vi dà il vostro appoggio su questa legge. Grazie.